Da New York a Bruxelles con il vicepresidente della Camera Di Maio che sta parlando su Frontex, l'emergenza migranti. Al governo in quei giorni. Ce lo confermano anche ex ministri del governo PD come Emma Bonino e Mario Mauro, che erano ministri degli esteri e della difesa del governo Letta prima dello stai sereno di Matteo Renzi. Ecco, sulla proposta di Emma Bonino di rilasciare visti umanitari di un anno che possono consentire ai migranti di andare negli altri paesi europei. Dico una cosa molto semplice: se veramente noi vogliamo cominciare a fermare e a chiudere la rotta del Mediterraneo, io chiedo agli altri paesi europei di fare come Unione Europea una cosa molto semplice: punti di primo approdo su suolo africano. Io che voglio andare in un paese europeo ne faccio domanda, se ci sono i requisiti prendo un biglietto aereo e vado nel paese europeo che ho scelto. Scommettiamo che in Italia nessuno ci vorrà venire? Scommettiamo che le richieste di questi che scappano da carestie, che scappano anche da guerre, sono tutte per altri paesi europei? Scommettiamo che se istituiamo le agenzie europee su quei territori nessuno vorrà venire in Italia? Allora, se vogliamo aderire a queste proposte, che magari non sono corridoi umanitari tecnicamente parlando, ma assomigliano a quelle proposte, facciamolo come Unione Europea. Vediamo se sono disponibili gli altri paesi a cominciare a fare un po' di solidarietà europea, cosa che io non ho visto. Ma dove in Nei paesi stabili, non in quelli instabili. Possiamo, scusate, abbiamo aperto all'olio tunisino, abbiamo aperto alle arance marocchine, questi paesi potrebbero benissimo collaborare con l'Unione Europea, visto che stanno facendo affari senza dazi nel nostro mercato unico. Il problema è che questi paesi noi gli abbiamo aperto le nostre economie, ma allo stesso tempo non stiamo ricevendo lo stesso aiuto dal punto di vista della solidarietà. Spiego anche un'altra cosa, cioè, anzi mi chiedo un'altra cosa: perché i porti tunisini non sono sicuri, però allo stesso tempo l'olio tunisino è sicuro per entrare nel nostro mercato senza dazi e quindi stiamo dicendo che ci sono le norme normative del lavoro, le normative delle imprese sostenibili per il nostro mercato? Io penso che su questo dobbiamo cominciare a essere meno ipocriti. L'unico modo per sopravvivere a questa questione dal punto di vista politico è non essere ipocriti, e l'Italia è stata ipocrita per troppo tempo. Sì. Sì. Il Movimento 5 Stelle è d'accordo a chiudere i porti per quelle imbarcazioni che non rispettano le regole del Mediterraneo. Detto questo, noi vogliamo affrontare questa situazione sapendo prima di tutto quale sia il punto di partenza, cioè siamo nell'Unione Europea oppure no. Ce lo dicano, ce lo hanno detto ieri col silenzio assenso di fronte all'Egeri quando Frontex ha chiesto se fossero disponibili ad aprire i porti, ma adesso dobbiamo arrivare alla resa dei conti dal punto di vista dell'europeismo. Siamo europeisti oppure no in questa Unione Europea? Dopodiché, per noi le leggi si devono rispettare, quindi chi varca le acque territoriali libiche, chi spegne il transponder per andare fino alle coste libiche, chi delle imbarcazioni ONG non ha la polizia giudiziaria a bordo o non rispetta quelle che sono le regole che vogliamo inserire attraverso le nostre leggi, non può entrare nei nostri porti. Senta, l'Algeria oggi ha detto che molto spesso le imbarcazioni vengono lasciate a motore spento anche nelle acque libiche. A Allora, questo punto noi siamo pronti anche a lasciarli ci torniamo dopo a alla farle deriva, sentire il cioè ci vicepresidente potrebbe del essere un costo umano. Senato Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle, sul fronte dell'emergenza migranti, che chiede appunto dei punti di primo approdo sul suolo africano per risolvere almeno in un primo momento l'emergenza.